L'incomodo è offerto da Titanè di Italia. L'incomodo. L'appuntamento con Vittorio Sgarbi. Buongiorno professore. Eccoci. Allora, stamattina abbiamo letto che la lobby dei magistrati ha vinto, nel senso che magistrati, giudici e manager, la Corte Costituzionale appunto ha detto no ai tagli dello stipendio oltre i 90.000 euro. È la riprova che guai ad attaccare e a chiedere sacrifici anche a giudici e manager di Stato. Non le sembra? Era un decreto del governo Berlusconi e la Consulta è intervenuta rispetto a dei tagli che, come sempre, in situazioni come quelle che stiamo vivendo, non ragionano caso per caso, ma cadono, sono dei tagli, come dire, non pensanti, che cadono in maniera indeterminata, per esempio anche sui comuni. Cioè, un comune ha il bilancio a posto, ha, come pensavo, mi raccontavano l'altro giorno, 14 vigili urbani su 12.000 abitanti e deve tagliare il 20%. L'altro comune invece ha 100 vigili urbani su 8.000 abitanti, perché c'è stato un esubero di assunzioni, e taglia anch'esso il 20%. Allora il problema è che se tu non vai caso per caso, chi si è comportato bene viene punito e chi invece si è comportato male ha una riduzione che non gli cambia di tanto. Stessa cosa vale per gli stipendi, cioè se tu valuti che uno lavori e quindi aspetti aumento degli scatti dello stipendio, non si capisce perché deve patire l'ingiustizia dal punto di vista dell'articolo primo della Costituzione, che, come garantisce il lavoro, deve garantire anche un'equa retribuzione. Tra l'altro, l'unico passaggio su cui non è chiaro l'effetto, che potrebbe essere negativo, vista la forte ventata di antipolitica che spesso è giustificata dalla idiozia e dalla ruberia e dalla totale incoscienza dei politici, che sono colpevoli perché la funzione politica dovrebbe portare maggiore responsabilità, quindi non è che uno può dire voglio di meno, voglio di più, ma devo meritare quello che prendo. È l'agganciamento fra lo stipendio dei magistrati e quello dei parlamentari. Probabilmente la Consulta preserva anche questo e quindi consentirà a un politico incapace di prendere lo stipendio più alto. Questo è l'aspetto negativo. L'altro invece è un semplice, una decisione, un decreto della Consulta che ristabilisce che è legittimo non che il manager prenda chissà che stipendio, ma che gli stipendi non vengano tagliati, perché è ovvio che questo è giusto. Quindi il decreto Berlusconi era un decreto demagogico come quelli Monti, che colpendo una persona che lavora poco o lavora male, colpisce anche quello che lavora molto e lavora bene, il quale si attenderebbe di avere un aumento di stipendio. Varrebbe questo ragionamento se in Italia fosse in uso la valutazione del lavoro che si fa, appunto. Cosa che non succede quasi da nessuna parte, in particolare i giudici godono di automatismi. Quindi l'alternativa però non è il taglio indiscriminato, quello che si dice. Quindi quello di dire, la Consulta, non potendo fare un'ingiustizia, ha fatto una scelta impopolare ma logica, che è quella appunto che se lei dopo 30 anni di Radio Yes si aspetta di avere il 10% di stipendio di più e le dà il 20 di meno, si incazza, e ha ragione lei. Mentre invece quello che prende lo stipendio e non ha fatto niente, che gli portino via o meno, tanto non ha fatto niente. Gli è andata bene. Io ho letto così, perché mi è sembrato che la Consulta non abbia fatto né un atto contro Berlusconi né un atto contro il buonsenso. Ha semplicemente detto, non è che tu, in quanto sei in crisi, devi tagliare e basta. Cioè tagliare e basta è ingiusto, perché come le dicevo prima, tagli su 100 vigili urbani, tagli il 20%, sono 20 di meno, te ne rimangono 80. Se ne hai 12 e tagli il 20%, riduci ancora di più una cifra che è partita piccola, ovvero giusto. Cioè, e questo lo dico perché non i vigili urbani, ma i dipendenti pubblici. Un comune del Meridione ha generalmente 10 volte di più
di dipendenti, per le ragioni tra l'altro socialmente comprensibili della mancanza di lavoro, di un comune del nord. Cioè, se io avevo come sindaco 160 dipendenti pubblici su 13.000 abitanti, un comune, non so, Castiglione delle Stiviere ne aveva 25, e che erano un numero giusto. Se io però taglio proporzionalmente la stessa quantità per quello che ha un numero giusto e quello che ha invece un numero in esubero, quello in esubero non se ne accorge neanche, mentre invece l'altro patisce. Per cui anche sugli stipendi credo che possa valere questo principio, che ci può essere qualcuno che quei danari li ha meritati, ed è assurdo ed è ingiusto toglierli. Per cui se uno deve difendere lo stipendio, la Consulta ha fatto qualcosa che normalmente uno chiede al sindacato. Però ecco, la cosa un po' che stride è che gli stipendi sotto i 90.000 euro invece ogni tanto vengono tartassati senza che Corte Costituzionale, Consulte o chi fa qualcosa per non evitare. Sì, ecco. riguarda alla fine gli schiaffi li prendono sempre i soliti, questa è la cosa che non funziona. Tasse, ma riguarda anche quelli di più di 90.000 euro, cioè come dire, la pressione fiscale che cresce in questo caso cresce per gli uni e per gli altri, anzi cresce di più per chi prende di più, quindi per più di 90.000 euro ha anche una pressione per fiscale in percentuale superiore, per cui da questo punto di vista è diverso il problema. Qui si taglia, si parla non di tasse e magari di scatto delle tasse crescente in percentuale rispetto al reddito, ma di taglio orizzontale, e quindi credo che la Consulta l'ha ritenuto incostituzionale. Cioè non si posto il problema che fosse giusto o sbagliato, è incostituzionale. Se poi invece dici chi prende meno di 90.000 euro, come penso io, deve pagare il 20%, e chi prende più di 90.000 euro deve pagare il 35%, io porterei come in America la pressione fiscale mai superiore al 35%, naturalmente crescente, per cui se lei prende 2.000 euro di stipendio paga il 20%, se prende invece 10.000 euro euro può pagare 35. Questo però, questo, se questo avvenisse, sarebbe costituzionale e limiterebbe la pressione fiscale, e contemporaneamente a chi prende di più chiederebbe di dare di più. Ma se tu tagli a monte anche rispetto alle tasse, fai un'operazione che non funziona. Se cioè, non puoi dire a tutti taglio, anzi da 90.000 in su taglio a tutti il 20%, perché non devi niente, non punisce chi in quella fascia ha meritato. Per cui io sto semplicemente dicendo che comunque si valutino le cifre alta più bassa, che quelli che prendono di meno considerano prendere comunque poco. La Consulta, credo in questo caso correttamente, ha semplicemente ritenuto che un taglio fatto in quel modo, non un taglio in assoluto, fatto in quel modo, fosse costituzionale, che è il suo compito, cioè non entrare nel merito. Tagliare così è sbagliato, che come le dicevo prima, tagliare un comune virtuoso con la stessa determinazione contro gli esuberi che tagliare rispetto a un comune in cui gli esuberi sono evidenti. Allora io devo... ma è chiaro il ragionamento. Non... Se lei ha, ecco, se lei ha 8 camicie e io ne ho 8.000, è chiaro che se mi togli da qualcuno devi togliere quello che ne ha 8.000, non a quello che ne ha 8. Certo. No, è un dato, mi pare semplice. Comunque no, io poi non ho letto niente, se lei sta parlando. No, ma era solo una butade così, c'è poco da dire. Non volevo né attaccare, no, ma per carità, qualunque categoria, magistrati o non magistrati, dei diritti, e quei diritti sono diritti costituzionali. Questo fa la Consulta, che poi quei diritti corrispondano a necessità, valori, la considerazione che i magistrati prendono sempre troppo. Io l'unico problema che ho è che se l'aggancio è rimasto, questo diventa paradossalmente, per la fatidica casta di cui tanti orrori si sono visti, e io non posso non condividere che un politico sia giusto pagarlo ma debba essere cacciato a pedate se non fa nulla o se prende i soldi, diciamo, alla Fiorito, il quale poi tra l'altro come sindaco aveva lavorato abbastanza bene, mi dicono e mi pare di ricordare, trovandosi in quella, essendo completamente inutili le regioni e dovendo essere abolite come io penso, chiunque diventa consigliere regionale è come questi personaggi, perché anche se non ha fatto come quello o quell'altro, quello di Pietro, in realtà perché vengono fuori queste cose? Perché il consigliere regionale non fa niente. No, ma ormai è evidente, la sua teoria è arrivato per primo, ma la stanno adottando, insomma, ormai è recepita. Quindi quello è il problema vero. Allora sì, bloccando l'Italia gli stipendi, continua a pagare lo stesso stipendio ai parlamentari agganciato a quello dei magistrati, e questi non fanno niente, lì rimane un elemento
inquietante. Certo. E quello per cui poi, trovandosi in un ufficio di consigliere regionale, bello comodo, un bel ufficio con una segretaria e niente da fare, nessuna funzione, nessun compito, una legge da votare ogni tanto in consiglio. Il caso Minetti è evidente che Minetti non ha niente da fare, va uno tanto in consiglio e non è né buona né cattiva, è il paradigma di qualunque consigliere regionale, il quale è eletto, o anzi nominato, va in consiglio, dice quattro fregnacce, riparte e la sua giornata è finita. Anche l'elaborazione di idee, di pensieri, di visioni, tutto quello, sì. Vediamo l'avevo detto. Scusa. 30 secondi che finisco. Professore, tanto ci dobbiamo salutare, sì, che siamo andati oltre. Ci sentiamo lunedì. Stavo concludendo, i progetti, di idee, eccetera, gli è impedita. E quindi si ritira nel suo ufficio e dice: aspetta, vediamo che rimborsi mi toccano. E lì comincia il fioritismo. Tutto qua. Proprio perché l'unico impegno è vedere come lucrare o semplicemente ottenere i rimborsi che la legge prevede. E quindi diventa veramente una perversione indotta. È un paradosso grottesco su cui occorrerà riparare facendo le funzioni politiche, attribuendole alle persone, come possono essere i sindaci, che le possono esercitare, certo, non alle figure fantomatiche che sono lì a nulla fare e a nulla poter fare. Benissimo, buon sabato e domenica. Vi ringrazio, auguri. Auguri. L'incomodo è stato offerto da Titan Eddy Italia.